Io sono la mamma di Simone, Andrea e Viola, i tre gemellini di quasi 4 anni, hanno 3 anni e mezzo. E devo dire che da quando sono qui hanno avuto un progresso enorme, anche perché mi rendo conto che essendo tre, alcune volte c'è molta difficoltà a coordinarli. A casa tranquillamente continuano il lavoro che fanno qui. Sono anche meravigliata io stessa di come riescono, di come sono riusciti ad avere un certo rapporto anche con le lettere, che non è molto facile. E loro tranquillamente scrivono, leggono, riconoscono tutte le lettere e per me è veramente è una soddisfazione. Veramente faccio i miei complimenti alle maestre, alla direttrice, soprattutto anche alle maestre, perché sono state veramente brave. Ok, riprendiamo anche lei, se vuole ripetere qualcosa, la direttrice della scuola, lo dica di nuovo. Vabbè, io ho già detto quello che volevo dire. Cioè io negli anni ho sempre predicato che i bambini devono vivere le cose nel concreto e soprattutto devono avere l'approccio con ciò che è il loro familiare, in modo da favorire l'empatia nei confronti delle lettere, sempre attraverso il gioco, il racconto, tutto ciò che a loro può stimolare la curiosità, la fantasia, perché la fantasia va incrementata, il fantastico, i sogni, ma anche i sogni, perché poi con i sogni i bambini nel futuro non devono mai smettere di sognare, perché i sogni stimolano gli ideali, la volontà, soprattutto la volontà di esserci, non avranno bisogno di supporti o stampelle, oppure di cedere ad altre tentazioni. Abbiate sempre un sogno per i bambini. E strappiamo al rogo le schede. Ok, grazie.